Pesaro è sempre un luogo molto accogliente e attento alle istanze culturali. Il tema della nostra serata è l'evaporazione del cristianesimo che si sta verificando nel quadro della civiltà dei mercati, del nichilismo e della tecnica, evaporazione che dal 2013 ha subito un'accelerazione per via delle posizioni di Bergoglio che, anziché contrastare questa aggressione che la civiltà della tecnica sferra al cristianesimo, resistenza operata ad esempio da Ratzinger, Bergoglio è partecipe di questa stessa evaporazione, la accelera e la favorisce. Questa è la novità degna di nota della quale ci occupiamo questa sera. È stata una felice riproposizione del filosofo Diego Fusaro, che oggi affronterà un tema epocale, ciclopico per certi aspetti, perché attiene anche ai destini della civiltà occidentale. La fine del cristianesimo, che può essere ineluttabile o meno, ma che comunque interessa sia i fedeli, sia gli agnostici, sia gli atei, perché è un dato fondamentale della nostra civiltà occidentale. Troveremo risposte in questa forma di conferenza e intervista. La tesi di fondo è quella per cui, per semplificare un poco, il capitalismo globalizzato dei mercati oggi non solo non ha più bisogno del cristianesimo, ma ha bisogno di liquidarlo, da che il cristianesimo è incompatibile con la sua logica. Gli ultimi nostri eventi sono stati sul Cesare Mori, abbiamo fatto una conferenza su Cesare Mori, e un'altra molto importante su San Terenzio, e l'ultima che abbiamo fatto, abbiamo aperto una mostra sul pittore autista Zaffini, e l'ultima nostra cosa per aprire l'anno 2024. Adesso ce ne saranno in porto altri che vedremo, visto che Pesaro è capitale della cultura 2024, Storia in Azione naturalmente ha un suo programma e lo tirerà fuori presto.